Il fatto di Marcotti, appuntamento consueto settimanale per fare un po' il punto su quelli che sono gli scenari economici e politici e naturalmente con le notizie principali che hanno direttamente riflessi sulla nostra vita, soprattutto da un punto di vista economico. E diciamo che l'anno 2021 è iniziato sulla ondata del 2020, ma era ovvio che fosse così, ci siamo portati appresso dei temi e degli argomenti che non si sono sicuramente smorzati nell'anno appena passato e che indubbiamente saranno i protagonisti di questo 2021. Insomma, in modo romantico pensavamo di lasciarci davvero alle spalle il vecchio anno con tutte le brutte notizie che abbiamo dovuto percorrere giorno dopo giorno. In modo meno romantico dobbiamo invece adesso fare i conti necessari con quello che sarà, soprattutto nei prossimi mesi. Intanto io saluto Giancarlo Marcotti, protagonista di questo spazio, che ritrovo con molto piacere. Ciao Giancarlo e ben trovato sulle fonti TV. Grazie Manuela, un saluto a te e anche a tutti gli ascoltatori. Ho fatto questo parallelo, insomma, con una visione più romantica, no? Del passaggio dal vecchio anno al nuovo anno, soprattutto quest'anno, che sapevamo esattamente cosa volevamo buttare dalla finestra. Sai che la tradizione vuole che al termine di ogni anno bisogna gettare via qualcosa e bisogna prenderci o indossare qualcosa di nuovo, per simbolo. Ancora di più, tutti noi sapevamo esattamente cosa buttare giù dalla finestra, come dicevo, ma insomma, ripeto, in modo meno romantico dobbiamo ammettere che questa cosa che vogliamo buttare giù dalla finestra ce l'abbiamo ancora, insomma, che è il coronavirus. Ripartiamo da qui perché volevo sapere da te come hai iniziato il nuovo anno, con che prospettiva si inizia il nuovo anno. Poi naturalmente andiamo a verificare notizia per notizia. Beh, purtroppo hai già un po' anticipato tu le cose, cioè questo 2021 sembra un po' assomigliare, anzi, assomiglia tanto al 2020, quindi non è che sia iniziato in una maniera brillante. Io penso che tutti noi, se torniamo indietro di alcuni mesi, così insomma, subito dopo l'estate. Allora, abbiamo passato un'estate che con gli occhi di oggi era una grande festa. Allora ci sembrava un'estate dimessa e sottotono, invece vista con gli occhi appunto di oggi è stata un'estate splendida. Però sapevamo che arrivava questa seconda ondata. Però ci avevano sempre detto che eravamo pronti, no? Cioè, mentre la prima ondata ci aveva colto di sorpresa, questa seconda ondata non ci poteva più cogliere di sorpresa. Quindi bisognava fare un po' di sacrifici intorno a ottobre-novembre proprio per avere un bel Natale, una bella fine d'anno e poi dimenticarci questo Covid. Sì, Non è stato è così. vero, hai ragione. Guarda, viene un po' di rammarico pensare che effettivamente l'estate è stata un po' una bolla, no? Nel senso che, anzi, una campana di vetro, ci siamo messi lì dentro tutti, campana di vetro in senso positivo, no? Dove abbiamo potuto riassaporare la quotidianità e gesti che non facevamo più. E è vero quello che dici tu, Giancarlo, che ce lo potevamo aspettare, però non così tanto, perché anche se per poco abbiamo ripreso tutti a spostarci, certo con maggiore cautela rispetto al passato. Però insomma siamo andati in vacanza, chi ha potuto permetterselo naturalmente perché c'erano già problemi economici, ma in ogni caso abbiamo insomma riassaporato la quotidianità e invece poi ce l'hanno tolta nuovamente. E anche adesso, non, ecco come dici tu, ci hanno detto prima chiudiamo a novembre per gustarci il Natale è stato penalizzato, però appunto ci hanno detto ancora facciamo sacrifici a Natale per ripartire nel 2021 col piede giusto, ma siamo in balia ancora di sapere che colore, sarà la nostra regione, quindi la zona dove viviamo. Esattamente questo, cioè adesso ripeto, con gli occhi di oggi quell'estate ci sembra appunto un paradiso, ma nella realtà l'estate 2020 rispetto all'estate 2019 è stata nettamente in tono dimesso, sia perché comunque molte persone erano ancora prudenti e insomma non. E sia perché obiettivamente, come hai detto tu, i problemi economici hanno cominciato ad essere importanti, insomma, a farsi sentire, cioè, i famosi ristori, sono più di nome che non di fatto.
Quindi voglio dire, non è che abbiamo passato un'estate a scialacquare, abbiamo passato un'estate anche in tono dimesso, che però rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni sembrava appunto una bellissima estate. Ma io non penso che quello che sia successo in estate poi sia la causa di questi lockdown che abbiamo avuto, perché allora dobbiamo metterci d'accordo se questo virus qua ci contagia in 14-15 giorni o in 6 mesi, perché quello che io ho fatto a luglio lo ripago a dicembre e dovremmo riscrivere tutta la medicina, insomma, quindi e tutta la virologia. Certo. Quindi ciò che si teme è che oramai questi continui rinvii, cioè andremo meglio domani, andremo meglio domani, e domani è sempre domani, insomma, e quindi non si arriva mai a un dunque. Questo è il grande timore che hanno gli italiani, a mio avviso, che cominciano ad avere moltissimi italiani. Sì, domani, insomma, sarà ancora per un bel po' domani, purtroppo, suppongo. Peraltro, come detto, insomma, lo vediamo anche in sovrimpressione, sono allo studio proprio del governo tutte le decisioni relative agli spostamenti, alle riaperture eventuali, perché ancora non sappiamo, quindi a quelle che saranno le restrizioni, future. Quindi pare che tra il 7 e il 15, per esempio, non ci saranno ancora spostamenti tra regioni, quindi saremo un po' tutti relegati nei nostri confini. Ma detto questo, insomma, adesso comincerei con te, Giancarlo, a mettere insieme un po' di notizie che poi fanno capo a un'unica persona, nei panni della quale io non vorrei trovarmi in questo momento, cioè il Presidente del Consiglio Conte, perché intanto ancora per il tema coronavirus e le decisioni da prendere insieme all'esecutivo, su quello che potremo o non potremo fare. Ma insomma, si è aggiunta anche l'ipotetica crisi di governo, o per meglio dire, crisi del Conte bis, quindi del governo Conte bis, o addirittura una crisi di governo. Credi che stiamo andando in quella direzione? Perché dico questo? Perché in questo momento, chiaramente, con tutte le decisioni che bisogna prendere, una crisi di governo sarebbe molto pesante. Però chiedo a te. E ricordiamo anche, così almeno abbiamo l'altra notizia che analizzeremo tra poco, che tra il 6 e il 7 gennaio ci sarà il Consiglio dei Ministri per dare il via libera al Recovery Fund. Quindi con tutto quello che il Recovery Fund dall'Europa potrebbe portare al nostro paese. Usiamo il condizionale perché ancora non è dato sapere che cosa effettivamente porterà. Allora, Giancarlo, quindi Giuseppe Conte al centro proprio di una bufera incredibile. Beh, sì, però chiariamo, Manuela, che non è che sia stato ordinato dal medico a Giuseppe Conte di fare il presidente del Consiglio, insomma, quindi non è Ah no, stato oneri e obbligato, onori, certo, oneri e onori, assolutamente. mancherebbe altro, anzi io lo ritengo un miracolato, una persona che era sconosciuta, totalmente sconosciuta, non dico piccolo, comunque un avvocato delle decine di migliaia di avvocati che ci sono in Italia, che improvvisamente si è venuto andava a partecipare ai G7, ai G8, assieme ai grandi del mondo, quindi insomma, per quello un miracolato. No, il fatto è questo, che tu hai citato due cose come se fossero staccate, invece sono prettamente unite, cioè la possibile crisi di governo e il recovery fund. Queste una è causa dell'altra, cioè la possibile crisi di governo è determinata eventualmente proprio dalla spartizione del recovery fund, cioè lì c'è una mangiatoia, qualunque importo arrivi, anche se non arrivano i 209 miliardi, ne dovessero arrivare 150, 100 o solamente 80, non importa, è sempre una cifra stratosferica. Ricordiamo sempre che prima di questo Covid, le finanziarie si giocavano su 1 miliardo, 2 miliardi, adesso parliamo di 100 miliardi così come se fossero noccioline, cioè 100 miliardi è il PIL di moltissimi paesi che fanno parte dell'Eurozona, cioè, quindi non so, sono, ripeto, sono Sì. cifre esorbitanti, quindi
Su quelle cifre lì, ovviamente, i partiti attualmente al governo si avventano, in particolare, sappiamo, insomma, Italia Viva di Renzi. E quindi è probabile che, tra l'altro, naturalmente, qua non sto dando, scusami Manuela, voglio precisarlo, non è che stia dando un giudizio di merito, cioè se. E chi deve decidere come verranno spese il recovery fund, se è la politica oppure se è un comitato che viene poi alla fine insomma, scelto dal Presidente del Consiglio, quindi se si dà in mano al Presidente del Consiglio delle potenzialità enormi di come spendere 200 miliardi, cioè, insomma, bisogna anche essere un po' più prudenti, no? Cioè, Beh, dovrebbe certo. essere una cosa un po' più condivisa, ecco, dico questo. Quindi qua non sto dando colpa a uno, ragione all'altro, eccetera, così. Però è questo, cioè, arrivano 200 miliardi e questi 200 miliardi devono essere spesi e spartiti, adesso faccio un gioco di parole, tra i vari partiti. Quindi escono voci di una possibile crisi di governo, che, e questa è la novità però, nell'eventualità di una crisi di governo non finirebbe la legislatura. Ecco, fino ad oggi il Presidente della Repubblica ci aveva detto: questo è l'ultimo governo della legislatura, se si va a una crisi si va al voto. Adesso sembra che ci siano spiragli per alcuni e insomma brutte notizie per altri. E cioè che dopo un eventuale governo Conte non si chiuda la legislatura, cioè si faccia un altro Un conte governo, sia terra, certo, un conte terra. o Un conte un terra o... conte Sì, ok. ter o qualcun altro al posto di Conte, però Certo. diciamo un nuovo esecutivo con nuovi ministri, ecco. Sì, ecco, c'è questo messaggio, però così almeno ti chiedo anche cosa ne pensi da un punto di vista pratico, perché non dobbiamo dimenticarci che siamo in un momento, duole dirlo, particolare proprio per il coronavirus, quindi con tutto quello che porta a livello di riflessioni, anche di azioni che devono essere immediate, non solo per le limitazioni, ma soprattutto per il discorso dei ristori, per l'aiuto alle imprese, per l'aiuto all'economia, per l'aiuto al nostro territorio. C'è chi scrive: Conte Ter, davvero, ma cosa state dicendo? Fateci votare. Però quale sarebbe il male minore? Perché ovvio che parliamo di male minore, Giancarlo, in questo momento credo che non ci sia nulla di ottimale e credo che la bacchetta magica non la possa avere nessuno. Il male minore qual è? Perché andare a votare, sappiamo tutti cosa significa. Sì, però io non sarei così pessimista sull'andare a votare. È chiaro che si dice sempre che una crisi di governo bloccherebbe tutto, ma nella realtà poi noi sappiamo che comunque il governo resta in carica per tutte le necessità. Quindi non è che se noi chiudiamo la legislatura oggi e indiciamo le elezioni, che ne so, per la primavera, si blocca tutto in Italia e non si fa, cioè, tutta la campagna, che ne so, ipotesi, la campagna vaccinale andrà avanti, tutte le Speriamo misure un po' più prese. velocemente, insomma, Giancarlo, perché poi anche questo è un altro tema, siamo un po' rallentati anche in questo. Non lo so, secondo me sì, allora rispetto ad altri paesi sembrerebbe che siamo rallentati. Tuttavia io penso che fare le cose con un po' più così, di giudizio non sia male, cioè fare le cose in fretta, poi sapete, insomma, il solito, Sì, per si carità. cita il solito proverbio, insomma, che fare le cose in fretta poi non riescono bene. Quindi non sarei preoccupato per quello. Cioè, chiaramente poi ci sono le persone che sono disponibili a farsi vaccinare, altre persone di meno, ma facciamo le cose con i giusti tempi, diciamo, perché deve essere una scelta ponderata quella, non deve essere una scelta fatta
di pancia, ecco. No, 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 ma questo siamo d'accordo, insomma, chiaramente ci vuole sempre la via di mezzo, no? Come dicevano i latini, in medias res è la cosa migliore, la cosa più difficile però da ottenere sempre, perché o si va veloce o si va lentamente. Ecco, una questione, però a livello di credibilità, cioè se dovessimo tornare al voto, ok? E visto che abbiamo parlato dell'Europa e visto che in questo momento i rapporti tra l'Italia, ma in generale tra i paesi e l'Europa, per il recovery plan soprattutto, sono cruciali, non avremmo una battuta d'arresto totale? Insomma, l'Italia che spesso negli indicatori, soprattutto economici, si trova all'ultimo posto. Peraltro già abbiamo visto passare, visto che abbiamo parlato di Conte fino a 2 mesi fa, adesso non ricordo esattamente, era altissimo nel gradimento, a livello di percentuale nel gradimento degli italiani, adesso abbiamo scoperto che l'87%, stando agli ultimi sondaggi, degli italiani non lo vuole più. Insomma, al di là di queste statistiche che lasciano il tempo che trovano, però, insomma, la credibilità, che fine farebbe del nostro paese? No, ma vedi Manuela, non bisogna mai avere paura delle elezioni. Allora, noi sappiamo oggi una cosa certa, che il nostro Parlamento non è più rappresentativo degli italiani, insomma. Cioè, se noi andassimo a votare, il nuovo Parlamento sarebbe completamente diverso. Ma allora, chiarisco, tanto se dovessimo andare a votare, bisognerebbe... Tanto ci sono un certo numero, per la legge che è stata approvata, un certo numero di parlamentari in meno, ma non è quello, la rappresentatività. Beh, sappiamo che rispetto a quella attuale, per esempio, il Movimento 5 Stelle perlomeno si viene dimezzato, se non di più. Poi i voti che escono dal Movimento 5 Stelle a chi andranno? Certo, se si facesse un partito di Conte avrebbe anche lui una certa percentuale. Sull'eventuale partito di Conte, ecco, si sono bilanciate i sondaggisti, alcuni gli danno il 15%, alcuni il 3%, quindi lì devono mettersi d'accordo, no? È una cosa. Però, voglio dire, qualunque sia il Parlamento che esce da future elezioni, sarebbe un Parlamento maggiormente rappresentativo dell'Italia di oggi. Quello che abbiamo adesso invece non è assolutamente rappresentativo dell'Italia. Insomma, ci sono, tanto per essere chiari, ma non per parlare male del Movimento 5 Stelle, ma obiettivamente oggi il Movimento 5 Stelle, ma neanche se lo sogna di prendere il Eh no, certo, 33%. sono cambiati i numeri, sono cambiati assolutamente le percentuali, peraltro fin da subito, perché ricordiamo che dopo il voto, l'ultimo voto che ha visto davvero un trionfo per il Movimento 5 Stelle, i numeri sono crollati a picco, insomma, dopo un po'. Quindi sì, e quindi la distribuzione all'interno del Parlamento sarebbe assolutamente diversa. Diversa. Poi non sto facendo, anche in questo caso, lo voglio sottolineare, un giudizio di merito, nel senso che alcuni potrebbero essere contenti, altri meno contenti, ma non so. Però non dobbiamo avere paura delle elezioni, ecco, questo sì. Cioè, non dobbiamo dire no, non andiamo alle elezioni altrimenti si blocca tutto. No, andiamo alle elezioni. Se in Parlamento non c'è più una maggioranza, andiamo alle elezioni e vediamo quello che salta fuori. Quello che salta fuori, poi, come sempre, essendo una repubblica parlamentare, in Parlamento si troveranno delle alleanze per creare un nuovo governo, un nuovo Sì, esecutivo. no, ma infatti io ne facevo più una questione, è vero, mi rendo conto più astratta perché, come giustamente dici tu, non si blocca niente, non è che il paese diventerebbe, voglio dire, caratterizzato dall'anarchia, cioè rimarrebbe sempre il governo a gestire le emergenze, però ne facevo più un discorso di credibilità in termini di instabilità politica che ancora una volta si mostra. Tu mi dirai, vabbè, ma tanto l'instabilità si vede lo stesso perché se non c'è più se non ci sono più numeri in Parlamento, chiaramente su cosa si regge, no? Il tutto, però ancora di più sarebbe un segnale, nuovamente andiamo a votare. Non sto dicendo che non sarebbe giusto, io ne sto facendo proprio un discorso, come dire, di comprensione su quello che potrebbe essere la nostra immagine all'esterno, ecco.
Lo capisco il tuo ragionamento, ma a questo punto dico, vedi per esempio cosa è successo in Spagna, che da 3 anni che ogni anno vanno a votare, o vedi per esempio in Certo. Belgio che per un anno addirittura non hanno avuto un governo. Quindi sono situazioni con le politiche che sono, non sono peculiari dell'Italia, anche in altri paesi dell'Unione. L'instabilità politica è qualcosa di insito in loro, cioè il Belgio, praticamente, pur che sia uno stato, diciamo, almeno geograficamente piccolo, poi dopo sappiamo che lì ci sono le due fazioni tra i fiamminghi e i valloni, quindi questo crea già questa instabilità. Ma è così, la Spagna, sappiamo cosa è successo con la Catalogna. Quindi diciamo che anche noi abbiamo una certa instabilità politica, ma derivante dal fatto che da sempre, poi dopo giriamo i nomi, ma da sempre più o meno gli italiani sono divisi in due, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra. La sto banalizzando, ma è questa la verità. Quindi l'instabilità nasce da lì. Non ci sono mai stati governi stabili perché diciamo un assembramento, un centrodestra, un centrosinistra non ha mai preso il 60%, ha preso il 51, il 52%, ma non è mai stato. Questa Ok. crea instabilità. Ecco, intanto stanno arrivando tanti messaggi. La maggioranza di chi ci scrive, chiaramente, non di chi ci segue, per andare a votare. Nadia scrive: vogliamo votare. Conte non lo possiamo più vedere. Aldo scrive: Mattarella non ci manderà mai a votare. Sa benissimo che la destra andrebbe al governo. Vilma: andiamo urgentemente a votare. Alessandro: senza dubbio a votare. Invece c'è quest'altro amico che scrive: sono anni che il Parlamento non rappresenta gli italiani, in quanto non si raggiunge una maggioranza al voto, ma la maggioranza si raggiunge solo con alleanze. Questo è il vero problema politico. Possiamo anche andare a votare, ma non cambierà nulla. Andare a votare ora, anzi, è da incoscienti. Insomma, lui dice che questo non è una cosa cioè quello che stavamo anche dicendo noi, che è da anni che è così, cioè andando a votare non cambierebbe comunque nulla, sarebbero tentativi su tentativi. Si ricollega un po' alla riflessione che facevo io prima, dell'instabilità che sarebbe ancora più evidente, ma insomma, tu mi hai già risposto, Giancarlo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, per il messaggio di questo amico. Beh, vabbè, naturalmente è rispettabilissimo, però noto che diciamo, la maggioranza delle persone che scrivono, non che ci seguono, poi mettiamo sempre cose. Io poi, sai, su queste cose da statistico sono molto prudente, cioè non voglio ritenere che siamo rappresentativi del volere degli italiani, però insomma, dai messaggi che hai letto, la stragrande maggioranza delle persone vorrebbe tornare a votare, no? E questo è un segnale, insomma. E poi Carlo invece dice: ma insomma, andare piano sul vaccino è saggio, mascherare l'immensa incompetenza a Roma e in alcune regioni per saggezza, ma mi faccia il piacere, non so con chi ce l'ha. Comunque, Carlo, quello è un altro discorso. Ma non è la questione di saggezza. Io ho detto No, però che l'amico dice: sì, allora andare piano col vaccino è saggio perché giustamente bisogna prendere le misure rispetto a qualcosa che ci è arrivato addosso improvvisamente, ma attenzione a non confonderla con l'incompetenza eventuale, no, non lo sto dicendo io, va appurata di chi governa e di chi amministra alcune regioni. Ecco, questo sta dicendo, quindi sono due cose separate. sì, no, ma ecco, fin lì tutto chiaro, no? Nel senso che non è che si sta andando lenti col vaccino perché siamo saggi e vogliamo riflettere. Io dico che è una decisione non da poco. Adesso ognuno di noi ha la sua sfera di conoscenze, di amicizie, eccetera, così, no? Penso che anche tu, Manuela, tra le tue amicizie, qualcuno sarà assolutamente favorevole al vaccino, quindi non vede l'ora di farsi il vaccino, qualcun altro non vorrà mai e poi mai farsi il vaccino, ma c'è anche una schiera di persone, e non è una schiera minima, forse addirittura la maggioranza, che dice, beh, aspettiamo, vogliamo vedere quali siano gli esiti, cioè sì, mi farò il vaccino, però non subito. Insomma, queste persone vanno rispettate, cioè non dobbiamo dire ah no, devi prendere subito una decisione oggi o il vaccino o no, cioè sono persone che vanno rispettate, Certo. quindi
Facciamo subito i vaccini a tutte le persone che assolutamente vogliono vaccinarsi e poi lasciamo anche il tempo agli italiani di maturare la loro Sì, scelta. di metabolizzare anche la cosa. No, no, ma su quello ci mancherebbe altro. Come dici tu, assolutamente bisogna valutare tutto. C'è chi scrive Forza Conte, Vittorio, non so se ironicamente o se realmente, ma potrebbe essere reale, però No. appunto con i messaggi non si comprende a volte, no? Perché a volte ci scrivono anche messaggi provocatori mascherati da verità, no? Insomma, e quindi senza dubbio andare a votare. Un altro amico scrive Alessandro. Ci specifica che anche per lui sarebbe il caso di andare a votare. L'ultimissima cosa, Giancarlo, non so se stavi aggiungendo, che proprio ci rimanda velocemente all'ultimo titolo che avevo previsto per oggi, però poi magari ci ritorniamo nella prossima puntata. A questo punto, visto che l'Europa sarà cruciale, il rapporto con l'Europa sarà cruciale, abbiamo il Covid, abbiamo la Brexit, come cambia pelle se la cambia l'Europa, secondo te? Ma io purtroppo, ma non è che voglia rivedere sempre le stesse cose, ma non vedo questo cambiamento di pelle dell'Europa. Cioè, anche questa storia del recovery fund, i fondi europei sono eurobond. Guardate che gli eurobond eventualmente sono la minima parte di questo. Cioè, è stato fatto esclusivamente quello che si fa ogni anno con il bilancio dell'Unione Europea. Essendo capitato il Covid, è stato moltiplicato per 7 più o meno, poi per 6 o per 7. Ma quello che noi stiamo vivendo è la solita Europa. Non è che sia cambiata granché. Io non vedo, e non vedo né i grandi europeisti, cioè non vedo chi vuole andare a larghi passi verso un'unione politica dell'Europa, continuo a non vederla e invece vedo continuamente rimanere in questa situazione nel quale la politica monetaria è decisa dalla BCE e la politica fiscale è decisa da ogni Stato in maniera autonoma. Questo per me non può funzionare e l'Europa la vedo sempre in questa situazione, non la vedo molto cambiata. D'accordo, comunque è ancora presto per dirlo. C'è chi anche scrive, io sono d'accordo, l'ho detto poco fa, insomma, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, Angelo. Siamo tutti bravi a parlare, proviamo a metterci nei panni di chi deve prendere queste decisioni. È ovvio, un tentativo, la ripresa serve, vero? Assolutamente. Peraltro io sono veramente stufa di quello che si legge, soprattutto attraverso i social. Pensiamo sempre tutti di saperne più di altri o comunque anche su questioni che forse sulle quali sarebbe meglio tacere. Poi ciascuno ha la sua opinione, non sto dicendo che non possiamo avere la nostra opinione, ma senza dare per scontato che sia poi la ricetta giusta, no? È vero, io credo che in questo momento sarebbe stato complicato per tutti. E poi ancora sul discorso delle elezioni, vabbè, chi pensa che bisognerebbe uscire dall'euro? Non vedo purtroppo un'opposizione forte, per cui temo che pur andando a votare non otterremmo grandi cambiamenti. E chi sia al voto subito? Tanti messaggi. Come mai il PD è sempre al governo senza aver vinto le elezioni? A cosa serve votare se poi a governarci sono sempre quelli non votati dal popolo? E lo dicevamo prima, si cercano alleanze per costituire il governo, la Repubblica parlamentare, questo è. Insomma, è questa la risposta. Giancarlo, una chiusa da parte tua rispetto a tutte queste considerazioni e poi ti saluto. Ah, niente, sottolineo, mi ha fatto molto piacere questa partecipazione degli ascoltatori, tantissimi che hanno scritto, che hanno dato il loro parere. Ovviamente c'è stata una maggioranza di persone che mi è sembrata abbastanza critica con l'attuale governo e che quindi vuole andare al voto, però anche coloro invece che hanno sottolineato una cosa che tu hai detto e sulla quale concordo assolutamente, cioè andare al governo oggi in Italia, c'è, cioè, una bella gatta da pelare perché la situazione è veramente molto molto difficile, quindi questo non lo si Certo. deve riconoscere, insomma. Sì, Quindi bisogna. concluderei in questa maniera, ecco, il mio intervento. Assolutamente. C'è chi anche dice, poi davvero chiudo, facciamo
Francesco, modello Svezia e via, dobbiamo fatturare. Beh, indipendentemente dal modello Svezia, bisogna fatturare per forza per rimanere in piedi, altrimenti, insomma, noi come singoli, ma come società, caschiamo e già purtroppo dei pezzi li abbiamo persi e li continueremo a perdere. Speriamo che si possa prendere il toro per le corna, come si suol dire. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie. Noi ti rivediamo con i tuoi video su Finanza in Chiaro. Poi, naturalmente, per chi volesse, questa puntata sarà come tutte le altre disponibili sul nostro canale YouTube. Condividetela se volete, ma sono temi sui quali ritorneremo, anche perché vedo che naturalmente sono tutti molto interessati, come è giusto che sia. Grazie Giancarlo Marcotti. Grazie a te Manuela e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. E allora noi continuiamo con i nostri approfondimenti sulle fonti TV, poi ci rivediamo live alle 14:30. Buon proseguimento sempre in nostra e vostra compagnia.